Ma buongiorno a tutti e buon venerdì. Allora, oggi il tempo doveva essere bello, ma direi che di bello ha veramente poco. Ieri faceva un caldo bestiale, oggi siamo già... Vabbè, prendiamo quello che viene. Io ho già attaccato la lavatrice e intanto volevo aggiornarvi che ieri sono riuscita a sentire finalmente il tecnico. Verrà il 15 o il 16, ovviamente, mi ha detto che mi chiama per conferma il giorno prima a cambiarmi la guarnizione della lavatrice. Come appunto mi aveva detto Filomena, e ha ragione, mi ha ribadito il fatto che la guarnizione non è in garanzia sulle lavatrici, ovviamente direi, e che tra l'uscita del tecnico e la sostituzione della guarnizione ci sarà una spesa di 160 euro. E io ho detto va bene, anche perché la macchina è nuova e quindi devo assolutamente cambiare questa guarnizione perché comunque mi perde un goccino d'acqua lavando. Adesso sì, si vede, ma non so, sì, eccola. Vedete? Mi perde un goccino d'acqua e quindi vorrei assolutamente evitare questa cosa qua. Nulla, io adesso la lavatrice l'ho attaccata ancora prima che uscissero i bambini. Che ce l'avevo pronta e l'ho attaccata. Adesso oggi faccio due lavori in linea generale perché poi oggi pomeriggio viene di nuovo con la mia amica con i bambini. Casa sostanzialmente è pulita, ma devo dare un colpo un po', diciamo, un po' dappertutto, via. Quindi adesso mi metto dietro a fare due cose e vi porto con me. Non farò magari niente di così particolare, però appunto vi porto con me in questa mia giornata, in questa mia mattinata, perché poi oggi alle 3 appunto arrivano e quindi poi nel pomeriggio. Io tendo sempre a registrare al mattino quando sono da sola, non perché ci siano dei problemi particolari, ma perché comunque quando ci sono i bambini stai più dietro a loro, stai meno col telefono in mano, dedichi più tempo a loro, più spazio a loro e anche poi magari non vai proprio sempre a riprendere, no, tutto quello che fanno e quindi ecco, questo è un po' il motivo perché vedete sempre la prima parte della mia giornata, di solito quando faccio delle faccende e mai invece magari pomeriggi eccetera. Io volevo dirvi una cosa, se avete delle domande da farmi, qualcosa che volete sapere, eccetera, lasciatemi le domande sotto nei commenti e poi magari facciamo un video dove io rispondo alle vostre domande. Cioè, se avete delle domande da fare, delle curiosità su me, sulla casa, sulla famiglia, eccetera, lasciatelo pure scritto sotto nei commenti che a me farà molto piacere rispondervi. Ciao Nando, ciao Nandissimo, qui c'è Nandissimo. Qui c'è Nandissimo, va bene, sull'immagine di Nandissimo e di questa enorme ortica vado, inizio a fare qualcosa, sono le 8:40, ho fatto la mia stanza e ho messo fuori lo stendino che è strapieno perché l'avevo messo dentro ieri sera ma non è ancora ben asciutta la roba e quindi... Scusate. Mi sono data una pulita al bagno, veloce. Adesso tiro su i letti dei bambini, che invece non li ho ancora fatti. Qui c'è un po' di casino perché stamattina hanno giocato e hanno lasciato i giochi lì perché poi è venuto tardi e i giochi sono rimasti a terra, ma ovviamente li raccolgo io. E quindi niente, mi sistemo un attimo ancora queste due stanze. Poi mi passo bene l'aspirapolvere di sotto, do una spolverata in generale e poi ho tantissima roba da piegare, quindi poi magari quello lo facciamo insieme, intanto chiacchieriamo un po'. Thank you.
Allora, ovviamente, poi sono andata a pulire anche lì sotto e poi sono andata a rimettere a posto la roba. Poi, quando ho staccato il video, mi sono dimenticata che non ho passato lo straccio lì sulle piastrelle contro il muro. E allora non lo vedrete, però poi ho rispostato un attimo quella scatolina e sono andata a passarci con lo straccio bagnato, perché mi ero proprio dimenticato. Ho messo via le cose e quella parte lì dove sono io adesso, lì la parte alta, ci avevo spruzzato il prodotto e poi non l'ho passato, così l'ho fatto subito dopo. E poi, già che ho iniziato a fare questa finestra qua, sono andata avanti a fare qualche finestra del piano di sotto. Ovviamente è uscito il sole, la giornata si è aggiustata, fa caldissimo, e allora ho detto, ma sì, a me quando c'è il sole poi mi viene voglia di fare le faccende, e allora mi sono messa a fare i vetri. Ho detto, ma sì, dai, facciamo questi vetri perché non si vede più fuori. E quindi ho impiegato un po' del mio tempo appunto per fare questo lavoro qua. E c'era bisogno anche di dare un colpo a questa porta, sia dentro che fuori, perché ovviamente fuori c'è la polvere, dentro non tantissima, però comunque era da darci un colpo. Per capirci, questa parte qua vicino alla porta deve essere ancora fatta la spallina, Quando hanno montato la porta poi bisognava aspettare un attimo per rifare la spallina, un attimo è passato un anno, ma ci arriviamo anche a fare questo. L'omino praticamente che mi fa i lavori deve farmi anche questo qua, adesso appena ha tempo verrà a farmelo.
E poi sono andata avanti sempre con le finestre in lavanderia e poi sono andata a pulire anche quella del bagno. Allora, Nando, devo scaricare la lavatrice. Volevo scaricare la lavatrice, due vetri li abbiamo fatti. Adesso mi scaricavo la lavatrice, così la stendo. Nando, esci dalla cesta. Dai, esci dalla cestina. Nando, vieni. Mi serve la cesta per togliere la roba. Salame, vieni qua a dormire. Vieni qua a dormire. Con tanta casa. Adesso qua ci saranno i peli. Ho passato la carta nella cesta, scarichiamo la lavatrice. Ah, qui dentro ho messo le scarpe. Ok, ce la facciamo. Qui c'è una cinghia, la corda di questa maglia che, vabbè. Quanta roba, ho ancora una lavatrice di lenzuola, ma non la farò oggi, Non la farò oggi perché poi dopo non ho tempo di stenderla e poi mi rimane da rilavare. Quindi stendo questa, così raccolgo la roba che ho sostesa e poi piego un Allora, lo po'. stendino era uno, sono diventati due perché ho steso. È tardissimo, io mi sono persa a chiacchierare con le mie amiche su WhatsApp. È tardissimissimo, vado a mettere sull'acqua. Meno male che Sergio è andato a comprarmi la zappa e adesso vado a mettere sull'acqua di corsa. E siccome anche oggi qui fuori c'è un manicomio, sono andata appunto a dare una sistemata. Ho buttato un po' d'acqua e così ho dato una risciacquata, diciamo veloce, un colpo veloce civile fuori davanti il portico, anche perché se non lo fai quasi tutti i giorni, comunque poi andando e venendo io sento l'odore, è sporco, insomma è sporco, è da pulire, si fa quello che c'è da fare e via. Sergio intanto andava al lavoro, come vedete laggiù in fondo c'è una macchina che è quella che sua mamma gentilmente ci ha lasciato e via, quindi per il momento va bene così. Niente, appunto io ho finito di darmi una pulita, una decenza qui sotto perché poi tra poco arrivano i bambini, i miei e gli amichetti poi per giocare. Allora, diciamo che... Ciao Galletto! Anche oggi il necessario l'abbiamo fatto. Qui c'è casino, lì c'è casino. Vabbè, tanto oggi saranno di nuovo in sei i bambini a giocare, quindi è inutile che io adesso mi metta a sistemare questo casino qua, che poi fra un'ora sarà benché doppio il casino. Allora, sono le 2:30, quasi le 2:30, e io niente, il necessario l'ho fatto, la roba l'ho stesa, ho raccolto, non ho piegato. È un dramma, questa roba da piegare è veramente un dramma. Non ho piegato. Ma troverò il tempo domani, magari per farlo. Domani dobbiamo iniziare a fare l'orto. Spero arrivino i teli. Sergio è andato a comprare una zappa a triangolo perché non avevo più una zappa. Uno che vive in campagna che non ha una zappa classica. Ok, prima di venire a casa è andato a prenderla. E niente, io appunto direi che anche per oggi il nostro video può terminare qui. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci riaggiorniamo appunto presto, molto presto direi, con un nuovo video. Grazie a tutti, ciao ciao dalla campagna, a presto!